Mister, 4-0, Verona è l'unica squadra che vince nettamente ed il secondo posto è lì riacciuffato. Ma a me interessava una risposta alla brutta prestazione di sabato. La risposta c'è stata, la squadra è partita bene, ha giocato bene, ha vinto meritatamente contro un avversario che non era così semplice come si pensava. Non a caso ha rifilato 3 gol al Chiasiellis la settimana prima. Direi che è stata una buona prestazione nel complesso. Sabato si va a Roma. Sì, sabato si va a Roma, bisogna andare in campo con la mentalità di oggi, bisogna voler vincere, bisogna sempre attaccare e cercare soprattutto di giocare palla bassa in velocità, e allora diventerà una bella partita e probabilmente si porteranno anche a casa i punti. Daien, non dovevi neppure giocare per questo infortunio subito sabato, invece hai giocato e hai anche siglato una doppietta. Era una partita difficile per Verona e dobbiamo dover vincere, e per questo ha giocato, ma quindi già aveva Cantoro e Girelli fuori, per questo ha giocato. Quindi la partita è stata bella e poi abbiamo giocato bene e abbiamo fatto 4-0 questa partita. Sabato si va a Roma, una Roma un po' in difficoltà, ma sicuramente nella capitale non è mai facile giocare. Non dobbiamo pensare se Roma è in difficoltà o no, anche noi con la sconfitta del Tavagnacomo. Adesso dobbiamo sempre andare avanti, non pensare se la Roma è in difficoltà, se quello o l'altro è in difficoltà. Dobbiamo fare il nostro e lasciare loro fare il lavoro di loro. Cristian Comencini, vicepresidente regionale della FIGC, a vedere questa partita di Serie A femminile. Sì, veramente mi sono divertito oggi a vedere una bella partita. Complimenti al Verona femminile che ha vinto meritatamente con un largo punteggio. Ho visto anche delle belle trame di gioco. E la partita sicuramente riscatta la sconfitta di sabato e dà un buon viatico per la prossima trasferta di Roma. Ho visto anche dei bei gol e complimenti a mister Longega e a tutto lo staff del calcio Verona femminile. Carolina, contro la squadra della tua città, una vittoria limpida, insomma un risultato giusto. Sì, ci siamo innanzitutto rifatte, avevamo voglia di far bene e ci siamo riuscite, anche se ovviamente ancora sbagliamo tante cose, ci lavoreremo in questi giorni e cercheremo sempre di migliorarci fino comunque a ogni sabato per sabato fino alla fine. Un campionato con mille sorprese, insomma, dopo 4 giornate vedere Mozzanica e Chiesiellis là in fondo e addirittura un Tavagnacco attardato in classifica. Sì, si è livellato secondo me il campionato in generale. Possiamo secondo me giocarcela con tutti, abbiamo imparato secondo me sabato scorso col Tavagnacco diverse cose, una bella lezione ci hanno dato e sicuramente il ritorno sarà diverso, come anche partite comunque con Torres o Brescia. Mister, oggi è andata male per i Firenze, insomma forse saranno altre le partite su cui puntare, diciamo, per risalire la china. Sì, sicuramente oggi è una partita difficile, lo sapevamo. Venire qua a Bardolino è sempre difficile a Verona e niente, abbiamo provato a fare la partita come l'avevamo impostata contro il Brescia, contro una squadra attrezzata bene. Mister Longega sa mettere in campo molto bene le sue squadre. Oggi invece è stata diversa, il Bardolino ha subito sbloccato il risultato, noi abbiamo provato a contrastarlo nella seconda parte, ma ormai la gara era chiusa. Abbiamo visto una reazione da parte delle mie ragazze, prendo questa buona mezz'ora del secondo tempo. Grazie. Oggi è andata male, ma è un Firenze che comunque potrà recitare una parte importante in questo campionato. Sì, rispetto all'anno scorso abbiamo iniziato il campionato in maniera nettamente diversa. Sappiamo e siamo consapevoli delle difficoltà che il campionato ci presenta, però con l'aggressività e la voglia di fare bene cerchiamo di portare più punti possibile. È un campionato un po' imprevedibile, insomma, è strano vedere alcune squadre nella bassa classifica e ci sono risultati a sorpresa tutte le settimane. Sì, oggi specialmente ho sentito alcuni risultati abbastanza strani, però calcio è così, pallone è tondo e una domenica va bene e oggi è martedì, magari cambia